Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Allora, Federico Pastorello, l'agente di Romelu Lukaku, colui che fisicamente ce l'ha portato, fisicamente e anche burocraticamente ce l'ha portato all'Inter, ce lo potrebbe togliere sì, ma su un suo tweet su Twitter ha dichiarato che spiegheranno presto la situazione, comunque vada a finire. Comunque vada a finire non significa che non ancora è detto che Lukaku vada al Chelsea. Comunque vada a finire vuol dire che si regna nell'incertezza, perché se avesse detto a fine operazione diremo le nostre ragioni, significa che ci sarebbe stata sicuramente un'operazione di mercato in uscita. Se uno dice comunque vada a finire, significa che ci sono varie opzioni e quindi siamo un po' tutti più speranzosi, o per essere sinceri siamo tutti più illusi nel mantenere Romelu Lukaku coi nostri colori. Allora, una piccola comunicazione di servizio, ragazzi. Lukaku deve... Ma tu, Manu, mo si è attaccata a Lukaku così tanto, se se ne va arriviamo quarti? No, perché se se ne va e arriva Zapata, le forze dal punto di vista tecnico si equivalgono. Lukaku non va venduto perché è diventato simbolo, ok? Per il valore simbolico che ha nella nostra squadra, come leader, come bomber, come anche uomo immagine agli occhi dell'estero, perché all'estero, ragazzi, Zapata lo conoscono lì. Quando vai a giocare contro il Manchester City, Lukaku lo conoscono perché piace anche a Guardiola. Quando giochi contro il Barcellona, Lukaku lo conoscono, Zapata no. E questa è l'unica differenza. Però, nel caso dovesse partire, perché è molto probabile che parta, per favore non fatemi sentire sesto posto, perché se arriva Zapata, ragazzi, dal punto di vista tecnico siamo allo stesso punto, ed è quel punto che io ve lo dico oggi, che stiamo con De Vrij, sirene inglesi, Lukaku al Chelsea. Oggi ve lo dico che lo scudetto lo rivinciamo noi a mani basse, lo vinciamo a mani basse, ragazzi. Dopo ovviamente si può perdere, magari la Juve fa 100 punti, il Napoli fa 98 punti e lo puoi pure perdere. Però non iniziamo a fare i disfattisti, perché la squadra c'è, perché io vi ricordo che Barella, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Brozovic, la squadra c'è, Lautaro Martinez, la squadra c'è. Se se ne va Lukaku, non saremmo, prima che arriva Zapata, non saremmo più forti degli altri, ci mancherebbe, ma non siamo neanche peggio degli altri. E vi ripeto, Zapata è stratosferico, è un giocatore stratosferico. Vlahovic è un giocatore che potenzialmente può valere un Haaland e può valere più di Lukaku, potenzialmente. Quindi stiamo tranquilli, anche perché Lukaku ad oggi è ancora un giocatore dell'Inter, e il manager di Lukaku, l'agente Federico Pastorello, ripeto la notizia per cui ho fatto questo video, ha specificato che tra un po' come si evolverà la situazione in un senso o nell'altro. Quindi non significa che Lukaku è già andato a Londra, ci faranno sapere le proprie ragioni. Passo e chiudo, stiamo tranquilli. Lukaku, secondo me, ci sarà un colpo di scena, un colpo di coda. Nel caso dovesse andare, ragazzi, l'hai venduto a un prezzo esagerato, soprattutto per il campionato italiano, e comprerai Zapata, che è un giocatore stratosferico. Ma ha 30 anni, quindi ancora 5 anni di carriera. Noi dobbiamo vincere lo scudetto l'anno prossimo, la Coppa Campioni tra 2 anni. Quindi Zapata con l'età ci sta benissimo. Ciao ragazzi, ottimismo, ottimismo, ottimismo. E Zhang, the time is over. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vado a correre, infatti ho sbagliato pure strada, cazzo. Ciao.